Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, per parlarvi di un avvenimento storico. Forse anche tra queste mura, tanti frati cappuccini, confratelli di Padre Pio, con la paura addosso, hanno parlato di questo avvenimento. Era il 30-31 luglio 1923, quel paventato trasferimento di Padre Pio si stava per verificare, per attuare. Ecco, Padre Luigi d'Avellino, il facente funzioni provinciale, ecco, della provincia religiosa di Foggia, andò a Roma a ricevere un incarico importante, quello di trasferire Padre Pio da Pietrelcina, da questa provincia religiosa. Questa lettera, datata 30 luglio del 1923, del padre generale, questa notifica che riceve tra le mani, è contenuta l'obbedienza da consegnare a Padre Pio da Pietrelcina, a trasferirlo da questo convento. Il ministro generale avrebbe preso accordi con la polizia stradale, quindi per accompagnare Padre Pio, e il provinciale con il prefetto. Il 31 luglio del 1923 il padre generale comunica al cardinale Mary de Val che questo piano del trasferimento di Padre Pio era stato attuato. Quindi si richiedeva la maggiore discrezione, soprattutto nelle difficoltà che poteva avere questo trasferimento, soprattutto in questa cittadina, la cittadina di San Giovanni Rotondo, col popolo. Cosa che accadrà tra circa 20 giorni, qui accadrà di tutto. Il ministro generale, padre Giuseppe Antonio da Persiceto, pensa, e quindi ritiene opportuno, di trasferire Padre Pio nella provincia delle Marche. Quindi comunica al provinciale delle Marche che in quella provincia sarà trasferito Padre Pio, proprio perché la provincia delle Marche aveva dei conventi che erano molto isolati dai centri abitati. Il padre generale contatta nella stessa giornata, quindi 31 luglio 1923, contatta il provinciale delle Marche, padre Cherubino, a cui gli viene detto di collocare Padre Pio in un convento, quello più remoto della provincia religiosa. Quindi poi chiede massima riservatezza per il caso e soprattutto nel primo approccio Padre Pio doveva essere isolato da tutti, non doveva essere avvicinato da gente curiosa, doveva pensare a fare vita di fraternità con i frati delle Marche. Padre Cherubino da Castelnuovo, che era il ministro provinciale della provincia delle Marche, possiamo immaginare Padre Pio nella provincia, una notizia che non sembra sia vera, ma intanto era così. Quindi subito lui comunica al definitorio, ovvero il consiglio dei frati che governano la provincia, di riunirsi immediatamente. Si prospettano due possibilità: il convento dei frati minori cappuccini di Cingoli e il convento dei frati minori cappuccini di Fossombrone. Però è proprio padre Cherubino che vuole mandare, ecco, padre Pio nel convento di Cingoli, perché lì c'è il seminario. Quindi padre Pio, che viene definito in una lettera prezioso dono per la provincia, doveva essere collocato lì proprio perché doveva dare una mano ai collegiali. Quindi c'era il seminario. E poi allo stesso tempo nel convento c'era il padre guardiano, che era molto amico del provinciale e soprattutto era ritenuto una brava persona con cui padre Pio poteva anche quindi confidarsi, rapportarsi ed avere una vita di fraternità molto molto intensa e di preghiera. Intanto nella provincia delle Marche possiamo immaginare come si cominciava già a parlare, anche se doveva esserci riservatezza assoluta sulla notizia, ma come ben sapete, si parla di Padre Pio, addirittura qualcuno sente anche parlare del convento, chi Fossombrone, chi Cingoli, la notizia comincia a spargersi. Possiamo immaginare che la notizia dalle Marche è immediatamente arrivata anche qui a San Giovanni Rotondo. Questo trasferimento non si è mai attuato, però
Il padre guardiano rimase talmente deluso, perché era una brava persona, ma rimase talmente deluso da questa situazione, da questo trasferimento, perché con un collegiale parlando disse: caro figlio, abbiamo perduto un prezioso dono per tutti noi, per tutta la provincia. Quel prezioso dono che il cardinale Merry de Val non riteneva dono, addirittura a tutti i costi doveva essere trasferito. Ma quello che ci fa riflettere è anche come, tra virgolette, strappare Padre Pio da San Giovanni Rotondo. Fu proprio il guardiano del convento di Cingoli che ebbe un'idea. Padre Pietro ebbe un'idea, perché qui ci fu tumulto di popolo, e allora si pensò di sistemare Padre Pio su un carro, due grandi botti di vino, e all'interno collocare Padre Pio, quindi fare tutto questo viaggio fino ad Ancona e poi da Ancona prendere la strada per Cingoli. E questo prezioso dono rimase però qui a San Giovanni Rotondo per sempre.